Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di J-Stars Victory vs. qui col vostro Vale93ba. Allora, oggi abbiamo come richiesta da BloodyRose258 Suna, che purtroppo è l'unico personaggio disponibile dalla serie Hitman Reborn. Perciò non vi faccio vedere in accoppiata con nessuno. Mettiamo uno stadio rupi infernali, va, che non l'abbiamo mai fatto vedere. Dicevo, è l'unico di Katakaio, Tatakaio, Yatakaio, non so come si chiama la serie perché non la seguo. X-Burst, Suna si lancia contro il suo bersaglio e a testa bassa e lo scaglia in aria, carica per aumentare la durata dello scatto. Perfetto. Così. Ok, allora, Suna è un personaggio molto versatile, molto veloce, perciò mi piace, a me piacciono i personaggi versatili e veloci, che può attaccare a corto raggio, così, e a lungo raggio con l'X Burner, credo si chiama, anche in aria, come potete vedere. Poi ha solo una barra del vigore, ecco qua, ha anche un, com'è che si chiama, un attacco che riflette quello fisico avversario, diciamo, che è molto molto utile, senza spammarlo però perché poi l'avversario se lo aspetta. Ok, proviamo a fare l'attacco forte, che è questo qua di default. E adesso partiamo alle combo, che sono secondo me la parte più utile, soprattutto online. Allora. Bravo, hai fatto la tua parte, adesso muori. Guarda qua, si teletrasporta e poi si può connettere con l'X-Burner. O l'X-Burst. Credo sia X-Burst. Questa è una delle combo che online garantisce la vittoria, sicuro. Io Suna non l'ho mai usato online. Però, secondo me, è abbastanza facile da usare, è abbastanza forte, perciò andrà molto bene, secondo me. Allora, facciamo vedere la presa adesso, che è molto carina più che altro, perché trascina l'avversario. Vieni qua, bastardo. Ecco qua. Ecco qui. Ok. Bene, adesso vediamo di far esaurire in fretta la barra del vigore e della vita di questo tipo, in aria. Sì, purtroppo quando quel movimento che avete visto è quella che io chiamo miccia per gli attacchi in doppio, che purtroppo online funziona un po' così e così. E adesso vi faccio vedere l'attacco di Suna in Furia B. Che parla in italiano, mi sembra, guardate. Oh. Eccolo qua. Allora, come potete vedere, non è un attacco propriamente a lungo raggio, ma neanche a cortissimo raggio. Cioè, praticamente proietta il primo pugno per qualche metro di distanza e se connette il primo poi va al secondo, un po' come Gintoki e come Goku, che la loro mossa finale, diciamo, è divisa in due fasi. Perciò a corto raggio sicuramente è meglio. Che cazzo è quel coso? Oh mio Dio, cos'era? Allora, purtroppo sto stronzo di Nube ha molte mosse che spettano la guardia dell'avversario. Io tento di farvi vedere qualcosa, però lui me lo impedisce con queste mosse. Allora, carichiamoci andando in giro. Ecco qua. E vieni qua. Sugoi. Sugoi, sugoi. Poi c'ha ste mosse che pure ti paralizzano nonostante pari.
È stronzo sto noob, non l'ho mai usato. Un po' come Tsune, è una delle prime volte che lo uso. È ancora quel rospaccio schifoso. Stavo dicendo, online non ho mai usato Tsuna, come molti dei personaggi che io vi faccio vedere ogni tanto. Cioè, fino ad ora ho utilizzato spesso Kenshiro, Gintoki, Gon e Killua. Si può dire che sono i miei personaggi preferiti, se vogliamo. Anche se il Gintoki non lo uso molto spesso, soprattutto nelle classificate, perché non è questo granché, mentre gli altri. Ovviamente io che scopro man mano il potenziale dei personaggi, via via li vado utilizzando se vedo che ne vale la pena. Poi, ovviamente, i vostri consigli, oltre che farmi vedere qualche personaggio, sono anche secondo i vostri gusti, perciò. Vieni qua. Dai, manca pochissimo. Come lo finiamo? Bastardo. Vai, Arale. Beccati questo. Ok. È molto utile quando l'avversario meno se lo aspetta, questo counter. Ecco, come non mi veniva il termine prima. Comunque, abbiamo finito di far vedere più o meno le mosse nella totalità del personaggio. Adesso passiamo alla parte online. Ci vediamo tra pochi istanti. Ok, eccoci qua, subito. Come sono arrivato? Oh, tra le altre cose, ma sbaglio sono E3 subito di colpo? Cioè, l'altra volta... Ah, sarà che cambia in base agli effetti delle carte. Perché io gioco molto spesso a effetti carte no. Quando ho giocato con Yusuke invece avevo effetti carte sì, credo. Perciò in base a quello dovrebbe cambiare il grado. Che poi rispecchia quello delle partite classificate, forse. Ma io non lo faccio mai in genere perché semplicemente non mi sembra il caso, ecco. Soprattutto perché non conoscendo i personaggi posso anche perdere molto spesso, come capita purtroppo, e quindi perdere punteggio, se vogliamo. E questa è una cosa che dovevo discutere, cioè i giochi online, se avessero la possibilità di non far perdere il grado, se perdi, sarebbero molto, molto più utilizzati, secondo me. Comunque, hanno delle connessioni molto buone questi miei due avversari, uno che usa... Jonathan Joestar da Jojo e l'altro c'ha Madara, quindi siamo io e Jojo contro Madara e il PC. Mi dispiace tanto Madara, ma hai perso sicuro. Ok, vediamo se mi fanno vedere le introduzioni, che sono sempre interessanti quando sono uniche. Questa è una cosa che la traduzione ha sbagliato, il fatto che Kenshiro dice ma come è già finita, quando in realtà dice la sua frase ad effetto Omae wa mou shindeiru, ovvero sei già morto, come punto di domanda, perché infatti Madara è nella versione reincarnata qui. Ma vabbè, prendiamocela un po' con il computer, bastardo. Ho interrotto a proposito la combo per partire con questa. Madonna. Cioè ha già meno di un quinto, un sesto. Ha pochissimo. E ho iniziato a fargli da poco qualche combo a Taro. Poi da dove cazzo è preso sto Taro non lo so. Ah, altra cosa, anche l'X-Burner si può fare in volo. Quindi quasi tutte le mosse di Tsuna si possono fare anche in volo. Una cosa molto buona. Ok, usalo. Ah no. Vabbè, ha deciso di non usarlo. Vediamo dove sta Taro, che ha la vita piena. Eccolo là. Ti prego, piglialo. Eh no, ma cazzo, contro il computer mi lisci una mossa finale. Ma come si fa? Ecco, io ho perso la possibilità di farla mia. Vabbè, andiamo un po' contro Madara, va. Che sta spammando la tecnica di fuoco. Vieni qua. Vieni. Oh no. Babà. Ci stiamo mettendo praticamente contro quel povero Cristo.
Però purtroppo, ragazzi, ve l'ho detto, chi sta col computer di solito ha perso, è sicura come cosa. Perché il computer anche alla difficoltà maggiore, ovvero 5 stelle, che non è quella che usano online, stranamente, non può fare nulla, perciò. Guarda lì che combo, gli ho tolto il 40, no, 35% della vita forse? Oddio, no, cattivo Taro, cattivo! Ah, mi ha spezzato la guardia, stronzo. Ah, tieni qua. No, dai, cioè è talmente lento l'attacco pesante col triangolo. Beccati questo. Abbiamo vinto con stile, ragazzi. Madonna, ma che attacco fa? Fa Jonathan, sembravano tipo i 100 colpi di Okuto. Boh, non seguo anche Jojo, perciò non vi so dire. Comunque, abbiamo vinto il nostro primo match. Siate felici per me. Anche perché Tsuna mi piace, è molto interessante e ha la possibilità di fare una combo buona, come purtroppo molti personaggi invece non hanno. Perciò, vediamo un po'. Allora, siamo pronti? Jan Treadbok 1, 2, 3, 4. Ok. Tutti con connessione ottima. Cioè, una cosa che capita, non dico raramente, però spesso e volentieri anche un minimo di lag c'è. Invece con questi qui sta andando bene. Perché purtroppo molti pensano che non c'entri, che sia una scusa. Ma è vero, quando c'è del lag, e in giochi come questi picchiadura hai bisogno di stare, perché il ritmo per fare le combo è quello, e allora diventa complicato, molto complicato. E mi sa che mi verrà affibbiato il computer? Quindi abbiamo perso, mi state dicendo questo? No, dai. Ok. Siamo con Naruto. E poi quel povero Cristo di Freezer ha avuto il PC, ovvero Gon. Mi dispiace. Ok. Perché skippano sempre, poverini? Allora, stavolta non voglio combattere contro il computer, perciò via. Ah, cazzo. Purtroppo quella mossa che avete visto di Tsuna negli ambienti chiusi è piuttosto difficile da utilizzare, perché bisogna calcolare lo spazio in cui viene proiettato l'avversario e di conseguenza in cui va Tsuna. X-Burner. Allora, Gon, mi sa che sei rimasto solo tu. Oh, così non si fa, eh. Vieni qui, per favore. Ok. Sì, diciamo che Tsuna sfrutta una quantità di vigore alla fine giusta per le mosse che fa, però avendo una barra sola è svantaggiato, se vogliamo. Ok, combo. Yes. Ok. Manca poco, caro Freezer. Sei pronto a dire ciao, ad abbandonare l'uso della vita? Vieni qua. Oh, cazzo. Ecco qui. Combo in doppio! Combo in doppio! Yes! È stata bellissima! Oddio! Cazzo! Di nuovo? Vai! Vai! Vai, combo suprema! Grandissimo! Fantastico! Come lo stiamo facendo a quel povero Cristo di Freezer? Non ne ha neanche la più pallida idea. E vabbè. Naruto c'è il risveglio in questa modalità Kurama. No. Mi sa che se ha preso Freezer l'ha mancato. Dai, posso farlo? Yes! Dai, tanto è finita lo stesso. Ok. Cioè, avete visto perché stare col computer equivale a perdere sicuro? Cioè, questo povero Cristo, per esempio. Cioè, Gon si è visto durante la prima vita. Dopo che cosa ha fatto? Boh,
non ha attaccato più di tanto Naruto, non ha attaccato me, sicuro. Cioè, è rimasto lì a fissare mentre il suo compagno veniva martoriato. Cioè, boh, io direi che per giochi del genere, soprattutto online, è molto difficile. Oh, c'è un certo Hattan 987 che è grado C1, quindi dovrebbe essere più bravo di me, visto che va salendo. Però ti devo dire, anche sto Naruto non era affatto male. Si prospetta un match interessante. Boh, sarà forse la prima volta che faccio vedere tre match insieme per un solo personaggio? Ma sì, dai. Tanto non penso di aver perso chissà quanto tempo fino ad ora. Oh, quello là ha cambiato con Ichigo adesso. Va bene. Intanto Freezer è scappato a gambe levate proprio. Ah. Di nuovo Gon come computer? Deve piacere molto. Mi dispiace per Ichigo che stavolta si troverà contro di me. Ok, allora. Ovviamente spammerà Getsuga Tensho di qua e di là, ma noi siamo pronti a tutto ciò. Vieni qua, io posso volare. Ah no. Allora, sembra che non mi abbia ancora preso di mira. Però io e Goku abbiamo preso tutte e due a lui. Eccolo là. Sono io il tuo avversario, Ichigo, vieni qua. Oh oh. Ah, please Kenshiro help. Kenshiro era troppo distante. Cioè, che fortuna! L'ho schivata. Allora, a meno che non siano dei player molto molto bravi. Ecco qua, beccatelo in volo. Purtroppo Ichigo non ha a disposizione quasi nessuna combo come si deve. Purtroppo sono tutte classiche, ovvero quadrato quadrato quadrato, triangolo triangolo triangolo. E queste mosse speciali che può spammare un po' quando gli pare, ma non so con quanta efficacia, se posso essere sincero. No! No, cacchio, mi ha preso! Certo, se Ichigo continua a uscire dopo mezz'ora... Ichigo, scusate, Kenshiro. Che fai? Scappi? Vieni qua, brutta merda. Ecco qua. Ciao. Dai, Goku. Sfera Genkidama is coming. Spera Genkidama is coming. Eccola là. Dai, uno dei due prendilo. No, perché... Oh, no. Cacchio, per poco. Cioè, lo fa lo stesso? Ah. Pico. Peccato però. Vieni qua, Ichigo. Cambio forma. No, dai, stava lì accanto. Ma che cacchio, l'ha salvato la terra, il cratere. Ma che cacchio. Affanculo, Gon. Oh oh. Cioè, guarda, io continuo ad attaccarlo e quello non mi prende di mira, ma manco per il... Guardalo. Cioè, è scandaloso. E sono sicuro che a moltissimi, purtroppo, online è capitato questo. Ecco perché in classificata bisogna per forza avere un compagno che ti affidano, ovviamente, all'inizio. Perché se no si perde facile. E sai quante persone poi che rage quittano, che iniziano a dire che è un gioco di merda? Sì, cioè, avrebbero anche ragione, perché effettivamente non è bilanciato. Da questo punto di vista non è un gioco adatto a un ambiente competitivo, però per i fan è molto bello poter vedere personaggi di serie così diverse che si incontrano. Ichigo, mi hai rotto le palle, smettila di attaccarmi, tanto io lo ucciderò quel Gon. Poi una cosa bella del supporto Ichigo, uffa, Kenshiro, è che puoi iniziare mentre hai agganciato un personaggio e poi puoi cambiare l'agganciamento sull'altro per farlo finire con gli altri, con l'altra raffica di colpi. È fantastico.
E questo cazzo di Gon sta vivendo troppo per i miei gusti. Ah, fanculo. Dai Goku, cazzo. Che ci manca una sola... Beh, mo ti prendo. Mo ti prendo, non hai scampo. Vieni qua, faccio finire il lavoro sporco a Kenshiro. Eccolo là. Ciao ciao. Va bene, va bene, va bene, ragazzi. Direi che... anche con la terza vittoria di fila è tutto, signori. Vi raccomando di usare Tsuna Online perché è favoloso, può fare un sacco di attacchi in aria, vasto raggio, corto raggio, combo, fantastico, veramente. Ve lo consiglio quanto Gon, che vi ho fatto vedere al momento almeno. Perciò, ricordate di mettere mi piace, commentare e mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto. Iscrivetevi se vi va e un ciao qui dal vostro Vale93Bar. Ciao! Not by